tema del, o il titolo meglio del workshop di oggi è la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva e gli strumenti per gestire il cambiamento. Allora, il tasso di adozione della fatturazione elettronica in Europa è ancora molto basso, siamo a una media di circa il 3% su un totale di fatture scambiate che si aggira intorno ai 25 miliardi di pezzi. Le zone del nord Europa, in particolare la Finlandia in primis, la Danimarca e altre regioni del nord, sono le più evolute, sono quelle che hanno adottato dei processi, delle innovazioni di processo già da alcuni anni. In Italia abbiamo incominciato a parlare di fatturazione elettronica dopo il recepimento della normativa europea del 2001 ed in particolare quando l'Agenzia delle Entrate ha emesso due normative che hanno definito il contesto della fatturazione elettronica. E alla fine avremo un quadro normativo definito e le aziende sapranno come dialogare con la pubblica amministrazione. Noi come Intese San Paolo da tempo seguiamo le PMI, abbiamo dei progetti di innovazione per le piccole e medie imprese italiane, finanziamo la ricerca e lo sviluppo e in questo contesto già da due anni abbiamo sviluppato un servizio di fatturazione elettronica che prevede l'acquisizione sulla piattaforma web banking di un flusso informatico, di un tracciato strutturato delle fatture dell'azienda. L'azienda attraverso il nostro web banking le veicola alla banca e la banca sostanzialmente fa tre servizi, eroga tre servizi. Il primo è la postalizzazione. Se il cliente ci chiede di spedire le fatture in modalità cartacea, noi attraverso un partner esterno stampiamo le fatture e le spediamo per posta ordinaria. Qualora invece il cliente decida di inviarle via email, facciamo il servizio via email. Abbiamo messo a disposizione sul nostro portale una sezione del nostro portale per gli utenti guest e questo è il processo di veicolazione in multiformato. Dal testo della fattura ricaviamo le informazioni relative al pagamento, all'incasso e pagamento della fattura stessa. 20 giorni prima della scadenza della ricevuta bancaria, ovvero del pagamento della fattura, noi estraiamo i dati e presentiamo al cliente sulla stazione web banking lo strumento di incasso. Ultima parte di questo servizio, forse la più importante, è la conservazione a norma sostitutiva. Queste fatture devono essere conservate per 10 anni, così impone la legge italiana. Il cliente, il vantaggio del cliente che evita l'archivio cartaceo, ha un'immediata facilità di ricerca online. Questo servizio in particolare viene erogato alle PMI perché le grandi aziende hanno le loro strutture informatiche, hanno le loro strutture organizzative che agevolmente possono fare questo lavoro. Se questo viene outsourcato alla banca per esempio, la banca si occupa di tutte queste sia della normativa che dell'archiviazione e ovviamente farà l'upgrade di tutti i propri sistemi anche in funzione dell'evoluzione normativa.